Fuochi fatui, pestilenze, sepolture e fantasmi. Un luogo ricco di storia, siamo a un piazza d'armi a Favara, insieme all'architetto Carmelo Antinoro che ci racconterà un po' la storia di questi luoghi. Carmelo, raccontaci le vicende che sono in questo luogo di piazza d'armi a Allora, Favara. questo luogo che venne chiamato Piazza d'Arme durante il periodo della guerra perché stazionò una compagnia, è un luogo ricco di storia, ricchissimo di storia. Abbiamo contezza di questa storia a partire dalla prima metà del 1500. Perché? Perché nella prima metà del 1500, intorno al 1530, i frati francescani, innamoratisi di questo luogo, vennero a fondare una chiesa. Per la verità, gli stessi frati avevano realizzato un'altra chiesa, un convento, che sarebbe quello del Carmine. E siamo all'inizio del 1500 e quello fu il secondo edificio religioso realizzato a Favara, dopo la chiesa di San Nicolò. Poi, visto questo costo, hanno abbandonato la chiesa del Carmine per trasferirsi, costruire questa nuova chiesa con un piccolo convento nella parte posteriore, che è stata costruita qua a ridosso di queste mura che allora non Quindi esistevano questa di qua c'era il chiaramente. convento dei Davanti a Francescani. queste mura è stata costruita questa chiesa, Sì. della grandezza più o meno dell'attuale chiesa di San Francesco, perché quella che noi siamo abituati a vedere è stata costruita tra il 1889 e il 1892. Com'è scoperto questo luogo di costruzione della chiesa? Ah, L'ho scoperto attraverso gli atti. quindi hai Sì, certezza, documentazione, sì. c'è certezza documentata, addirittura con mappe pure, sull'ubicazione della chiesa, del convento, e questo spazio dove oggi noi siamo, la piazza d'Arme, coincide più o meno con il giardinello dei frati francescani. E al centro di questo giardinello c'era una grandissima cisterna interrata, intagliata nella roccia, Che che sarebbe questa oggi zona qua, sì. si vede un pezzo della forma circolare di asfalto. È stato realizzato alla fine degli anni 90 perché aveva subito un cedimento. E questa cisterna ha avuto un ruolo molto importante dal punto di vista storico nel 1837, che ora spiegheremo. Quindi qua c'era il giardinello dei frati francescani con un bruteto, un muro di cinta in pietra. Purtroppo è successo che durante gli anni, soprattutto nel periodo di pestilenze, con la peste del 1800, del 1624-25, così come nel periodo del colera del 1837 e successivamente del 67, questo luogo era interessato da sepolture, perché allora i cimiteri non esistevano e la tumulazione dei cadaveri avveniva sotto le chiese all'interno dell'abitato, e per problemi di carattere igienico, sanitario e per questione di contagi, di epidemie, le autorità vietavano nei periodi appunto di epidemie la sepoltura dentro l'abitato, per cui venivano portate tutte qua sopra. E inizialmente queste sepolture avvenivano dentro le cripte della Della chiesa chiesa. di San Francesco, che sarebbe qua sotto questo strato di asfalto, Questo di che qua, sì. tutt'oggi ci dovrebbero essere le cripte. Ah, quindi al di sotto del pavimento stradale ci Ci sono sono delle. le cripte, Ah. certo, perché nessuno si prendeva la briga di andarla a togliere, Ho capito, evidentemente. sì. E quindi sarebbe una cosa importante Certo, dal punto fare di dei vista sondaggi magari di. archeologico, storico, per la città sarebbe interessante riportare a vista con opportune transennature, diciamo attraverso uno studio specialistico, questa realtà archeologica. Quindi inizialmente venivano interessate le cripte della chiesa di San Francesco. Successivamente, quando poi l'esigenza diventava più ampia, perché magari le epidemie continuavano nel tempo,
non c'era più spazio e si doveva trovare una soluzione. Altro spazio fuori, altre soluzioni per... E che cosa hanno, quale soluzione hanno trovato? Hanno trovato che per esempio nel colera del 1837 di utilizzare questa grande cisterna dell'anticamente dei frati francescani per riempirla di morti. Quindi praticamente venivano scaricati all'interno di questa, cisterna. Si sa la numerazione dei cadaveri che si sono inseriti in queste cisterne? Allora, l'unica fonte certa è quella degli atti, i libris defunctorum, sarebbero le registrazioni delle morti avvenute a San Francesco. In relazione al periodo più o meno sappiamo se sono stati seppelliti dentro la cisterna o dentro la sotto la cripta. Chiesa. Sì. Ma mi dicevi che accanto alla chiesa comunque c'era un abitato, cioè non erano una chiesa isolata. Sì, un fatto molto importante che bisogna evidenziare è che a seguito della costruzione di questa chiesa da parte dei francescani, così come avveniva nella generalità dei casi, attorno a questo edificio religioso nasceva sempre una borgata, un luogo abitato. Noi abbiamo contezza attraverso il rivele del 1592, dei primi del 1600, che a valle di questa chiesa, cioè nella zona che porta verso la piana, quindi verso la villa del barone Mentola, era nata una borgata, ma una borgata molto consistente, abbastanza di case. Consistente, era un'altra sì. cittadina che stava nascendo nel 500. Questa borgata purtroppo ha fatto è stata una brutta persa, fine, sì, è stata perché persa. Così come la chiesa, nel momento in cui la chiesa ha cominciato ad avere i primi cedimenti, perché i francescani a seguito dell'ezzo dei cadaveri mal sepolti a tratti hanno abbandonato questo luogo sacro, e questo abbandono praticamente ha seguito l'abbandono pure di queste case. Il padre Giovanni Lentini nel suo libro su Favara scrive che intorno al 1802, diciamo primi del 1800, perché non possiamo dare una data certa su questa cosa, questa borgata già era in fase avanzata di abbandono. Certo, perché l'aria malsana, ma esatto, insomma, spingeva esatto, le persone ad abbandonare esatto, questi posti. Quindi questa borgata praticamente, il destino di questa borgata è stata quella di essere sostituita, diciamo, naturalmente.